il lutto per la mia vita. Sono infelice. Perché? Non capisco. È sana. Suo padre, benché non ricco, ha una certa agiatezza. Per me la vita è assai più penosa. Guadagno in tutto 23 rubli al mese. Per giunta ne defalcano la quota per la pensione. Eppure non porto il lutto. Non è questione di denaro. Anche il povero può essere felice. In teoria. In pratica è diverso. Io, mia madre, due sorelle e un fratellino. E uno stipendio di 23 rubli in tutto. Si deve mangiare bere? E il tè e lo zucchero? E il tabacco? Bisogna arrangiarsi. Tra poco comincerà lo spettacolo. Sì, reciterà la Zariechnaya. E la commedia l'ha scritta Konstantin Gavrilovich. Sono innamorati. E le loro anime oggi si fonderanno nell'ansia di creare un'unica immagine d'arte. Ma tra la mia e la sua anima, invece, non c'è alcun punto di contatto. Io l'amo. La malinconia mi impedisce di restarmene a casa. Ogni giorno percorro a piedi 6 verste per venire sin qui e 6 per tornare e non trovo che indifferenza da parte sua. È incomprensibile. Sono privo di mezzi. Ho una famiglia numerosa. Come si può avere voglia di prendersi un uomo che non ha da mangiare nemmeno per sé? Sciocchezze. Il suo amore mi commuove, ma non posso ricambiarlo, ecco tutto. Prendi. Non mi va. Si soffoca. Stanotte ci sarà un temporale. Lei non fa che filosofare o parlare di denaro. Secondo lei non c'è sventura più grande della povertà. Secondo me è molto meglio andare mendicando, a volte di stracci, piuttosto che... Del resto lei non può capire. No, questo è in campagna, mio caro, non mi ci trovo e qui non mi abituerò mai. Ieri sera sono andato a dormire alle 10 e stamane mi sono svegliato alle 9 con la sensazione che dal lungo sonno il cervello... mi si fosse incollato al cranio, questo è. E dopo pranzo, improvvisamente mi sono riaddormentato, adesso le ossa rotte, mi sento oppresso alla fin fine. È vero, tu dovresti abitare in città. Questo è. Signori, quando si comincerà sarete chiamati, ma adesso non si può stare qui. Andate via, per favore. Mario Irinich, no, per cortesia, preghi suo padre di ordinare che sciolgano il cane, non fa che ululare. Mia sorella, di nuovo, non ha dormito tutta la notte. Ci parli lei con mio padre, io non lo farò. Me ne dispensi, per favore. Andiamo. Allora, ci mandi a chiamare prima dell'inizio. E così il cane continuerà a ululare tutta la notte. La storia è questa. In campagna non ho mai vissuto come volevo. Un tempo... mi prendevo un permesso di 28 giorni e venivo qui per riposare. Ma mi infastidivano tanto con ogni sorta di balordaggini che sin dal primo giorno mi veniva una gran voglia di andarmene. Partivo sempre di qui con piacere. Ma adesso che sono in pensione, non so dove sbattere la testa. Alla fin fine, vuoi o non vuoi, ci devi vivere, questo è. Konstantin Gavrilovich, noi andiamo a fare il bagno. Va bene, ma fra 10 minuti siete ai vostri posti, si comincia fra poco. D'accordo. Eccoti il teatro. Il sipario, la prima quinta, la seconda, e più in là un vuoto spazio, niente scenografia. La veduta si apre direttamente sul lago e sull'orizzonte. Alzeremo il sipario alle 8:30 precise, quando sarà spuntata la luna. Magnifico! Però se la Zariechnaya ritarda si perderà tutto l'effetto.
dovrebbe già essere qui. Il padre e la matrigna la custodiscono e per lei scappare di casa è difficile come da un carcere. Hai la testa e la barba ruffate. Dovresti farti tagliare i capelli. Ah, è la tragedia della mia vita. Da giovane avevo sempre l'aspetto di un ubriacone. Le donne non mi hanno mai amato. Ma perché mia sorella è di cattivo umore? Perché? Si annoia. È gelosa. Ormai è anche contro di me, contro la mia commedia. Contro lo spettacolo, perché non recita lei ma la Zariechnaya. Non conosce ancora la mia commedia eppure già la detesta. Ma no, alla fin fine è che... Mi dispiace. Mi dispiace che su questa piccola scena avrà successo la Zariechnaya e non lei. È una curiosità psicologica, mia madre. È senza dubbio una donna d'ingegno, intelligente. Capace di mettersi a piangere sopra un libercolo qualunque, di declamarti tutto nel grasso fa memoria. Sa curare i malati come un angelo. Ma prova a lodarla Dusa in sua presenza. Ah, no, no. Bisogna lodare lei sola. Scrivere soltanto di lei, urlare e infervorarsi della sua straordinaria interpretazione della Damo Camelia o della voluttà della vita. E siccome qui in campagna questo narcotico non c'è, ecco che allora lei si annoia e si stizzisce. E tutti noi ne abbiamo colpa, tutti noi siamo suoi nemici. Inoltre è superstiziosa. Ha paura delle tre candele. Del numero 13. È avara. A Odessa ne ha in banca 70.000, lo so con certezza, ma chiedile un prestito, romperà in lacrime. Ti sei messo in testa che la tua commedia non debba piacere a tua madre. E già ti agiti, questo è. Sto calmo. Tua madre ti adora. Mamma. Non mamma. Mamma. Non mamma. Mamma. Non mamma. Lo vedi? Mia madre non mamma. E sfido io. La voglia di vivere, di amare, di portare camicette chiare. E io ho già 25 anni e le ricordo continuamente che lei non è più giovane. Quando non ci sono io, lei ha soltanto 32 anni. In mia presenza ne ha 43. E per questo mi odia. Inoltre sa bene che io non ammetto il teatro. E lei ama il teatro. Le pare di servire l'umanità, la sacra arte. Mentre secondo me il teatro contemporaneo è routine, pregiudizio. Quando si alza il sipario, in una stanza con tre pareti, questi grandi ingegni, questi sacerdoti dell'arte, rappresentano gli uomini intenti a mangiare, a bere, a camminare, ad amare, a portare la propria giacca, quando da quadri e da frasi banali si sforzano di cavar fuori una morale. Una morale meschina, accessibile, utile agli usi domestici. Domestici? Fanno in mille modi. Gli offrono sempre lo stesso. Lo stesso, lo stesso. Allora io scappo. E scappo. Come Maupassant scappava di fronte alla Torre Eiffel, che gli opprimeva il cervello con la sua banalità. Del teatro non si può fare a meno, questo è. Sono necessarie nuove forme. Nuove forme sono necessarie. Se non è possibile, è meglio che niente sia necessario. Io amo mia madre. L'amo con tutta l'anima. Ma lei conduce una vita sconnessa. Sono sempre in giro con quel romanziere. Giornali tirano in ballo continuamente il suo nome. E tutto questo mi infastidisce.
A volte parla in me semplicemente l'egoismo di un comune mortale. Mi rincresce che mia madre sia un'attrice illustre. E mi sembra che se fosse una donna comune, io sarei più felice. Questo. Zio, ci può essere niente di più disperato, più idiota della mia situazione. Accadeva in passato che fossero suoi ospiti delle celebrità. Artisti, scrittori. E tra loro solo io ero un nulla. E mi sopportavano perché sono suo figlio. Chi sono io? Che cosa sono? Ho abbandonato l'università al terzo anno per circostanze indipendenti dalla redazione, come si suol dire. Non ho nessuna attitudine. Quanto a denaro non ho nemmeno un centesimo. E dal passaporto risulta un borghese di Kiev. Mio padre, infatti, era un borghese di Kiev, sebbene fosse un illustre attore. E così, quando nel suo salotto tutti questi artisti e scrittori mi rivolgevano la loro benigna attenzione, mi pareva che coi loro sguardi misurassero la mia nullaggine. Ne indovinavo i pensieri. E soffrivo per l'umiliazione. A proposito, dimmi, ti prego, che uomo è quel romanziere? Si stenta a capirlo. Sta sempre zitto. È un uomo intelligente. Semplice. Un poco malinconico, sai, molto per bene. Avrà sì e no 40 anni, ma è già celebre e sazio fin sopra i capelli. Dei suoi scritti, che dirti? Pieni di grazia, di ingegno. Ma dopo Tolstoi o Zola non avrai certo voglia di leggere Trigorin. Io invece, caro mio, amo i letterati. Da giovane volevo fervidamente due cose: prender moglie e diventare letterato. Non mi sono riuscito né l'una né l'altra, questo è. Sì. Essere letterati, anche se mediocri, è piacevole, alla fin fine. Sento dei passi. Senza di lei non posso vivere. Persino il suono dei suoi passi è bello. Sono follemente felice. Mia incantatrice, mio sogno. Non sono in ritardo. È vero, non sono in ritardo? No. Tutto il giorno sono stata inquieta, avevo tanta paura, temevo che mio padre non mi lasciasse venire. Ma è uscito adesso con la matrigna. Cielo rosso, già comincia a spuntare la luna. E io ho sprovato il mio cavallo, l'ho sprovato. Ma sono contenta. Gli occhietti però sembrano gonfi dal pianto. Non va bene. Non è niente, vedete come respira fatica. Fra mezz'ora andrò via. Bisogna far presto. No. Non si può, per carità, non mi trattenete. Mio padre non sa che sono qui. In realtà è già tempo di cominciare, bisogna andare a chiamare gli altri. Ci vado io, subito. In Francia due granatieri. Una volta mi misi a cantare così e un aiuto procuratore mi disse: Eccellenza, lei ha una voce robusta. Poi riflette un attimo e aggiunse: Ma antipatica. Questo. Mio padre e sua moglie non mi lasciano venire qui. Dicono che fate vita da bohemienne. Temono che io voglia fare l'attrice. Invece mi sento attirata dal lago come un gabbiano. Il mio cuore è pieno di voi. Siamo soli. Sembra che ci sia qualcuno. Nessuno. Che albero è questo? Un olmo. Perché è così scuro? È già sera, scuriscono tutti gli oggetti. Non te ne andare prima del tempo, ti imploro. Non si può. E se venissi io da te? Starei tutta la notte in giardino a guardare la tua finestra. Non si può, ti scorgerebbe il guardiano. Tresor non si è ancora abituato a te, si metterebbe a bagliare. Io ti amo. Chi c'è? Siete voi, Jacob? Guro. Ognuno al suo posto. È il momento, sta per spuntare la luna. Sicuro. L'alcol c'è lo zolfo. Quando appariranno i rossi occhi si deve sentire odore di zolfo. D'accordo. Va. Là dietro tutto è pronto. Sei inquieta.
Sì, molto. Tua madre no, non la temo. Ma da voi c'è Trigorin. Ho paura e vergogna recitare davanti a lui. È uno scrittore famoso. È giovane. Sì. Che meraviglia i suoi racconti. Non lo so, non li ho letti. Nella tua commedia è difficile recitare, non ci sono figure vive. Figure vive? Bisogna rappresentare la vita non com'è o come deve essere, ma come ci appare nei sogni. Nella tua commedia c'è poco intriccio, è tutta declamazione. E poi, secondo me, anche in una commedia deve esserci assolutamente l'amore. Sta calando l'umidità. Vado a mettere le galosce. Ho caldo. Lei non si riguarda. Questa è caparbietà. Lei è dottore e sa perfettamente che l'aria umida le fa male. Ma vuole che io soffra. Ieri è rimasto apposta tutta la sera seduto in terrazzo. Candire che sciupò la giovinezza. Era così infervorato a conversare con Irina Nikolaevna che non si è accorto del freddo. Le piace, lo ammetto. Ho 55 anni. Sciocchezze. Un uomo alla sua età non è vecchio. Lei si è conservato benissimo e piace ancora alle donne. E con questo? Dinanzi a un'attrice siete tutti pronti a prosternarvi. Eccomi dinanzi. Se la società ami gli artisti e li tratti in modo diverso di come tratta, ad esempio, i mercanti, è nell'ordine delle cose, è idealismo. Le donne si sono sempre invaghite di lei, le si sono gettate al collo. Questo pure è idealismo? Ebbene, nell'atteggiamento delle donne verso di me c'è sempre stato molto di buono. In me hanno amato soprattutto l'ottimo medico. 10-15 anni fa, lei lo ricorderà, nell'intera provincia io ero l'unico ostetrico valente. E poi sono sempre stato un uomo onesto. Oh, mio caro. Nel 1873, a Fontana, alla Fiera, lei recitava in modo stupendo. Che entusiasmo! Recitava mirabilmente. Saprebbe dirmi dove sia ora il comico Chavin, Pavel Semyonovic? Nella parte di Rasplugliev era insuperabile. Migliore di Sadovsky, sa? Glielo giuro, stimatissima. Dove sarà ora? Lei mi chiede sempre notizie di antidiluviani, ma cosa vuole che ne sappia io? Pasca Chavin! Non ne abbiamo più come lui. La scena è decaduta, Irina Nikolaevna. Prima avevamo querce possenti e ora abbiamo soltanto ceppi. Gli splendidi ingegni sono ora pochi, è vero? Ma l'attore medio è diventato notevolmente migliore. No, no, no. Non posso essere d'accordo con lei. Ah, del resto è questione di gusti, De gustibus, aut bene, aut nihil, Figlio mio caro, a quando l'inizio? Tra un istante, abbiate pazienza. Oh, Amleto, figlio mio, tu hai costretto i miei occhi a guardare nel fondo dell'anima mia. Ed io l'ho vista coperta di piaghe così sanguinose e mortali che non spero salvezza. E tu perché sei sprofondata nel vizio, cercando amore nel baratro del delitto? Signori, si comincia. Prego, attenzione. Comincio. O voi, venerande ombre remote, che nelle ore notturne guizzate sopra questo lago, addormentateci e fate che in sogno ci appaia ciò che sarà fra 200.000 anni. Fra 200.000 anni non ci sarà più nulla, questo è. Ci rappresentino appunto questo nulla. E sia, noi dormiamo. Thank you.
aquile e le pernici, i cervi dalle ampie corna, le oche, i ragni, i muti pesci abitanti nell'acqua, le stelle marine e quegli esseri che non si potevano scorgere a occhio nudo, in breve tutte le vite, concluso un malinconico ciclo, si spensero. Da migliaia di secoli ormai la terra non porta sul dorso nemmeno una sola creatura viva. E questa povera luna accende invano la propria lanterna. Sui prati ormai non si svegliano con un grido le gru. Non si sentono i maggiolini nei boschetti di tigli. Freddo, freddo, freddo. Vuoto, vuoto, vuoto. Paura, paura, paura. I corpi delle creature viventi svanirono nella polvere e l'eterna materia li mutò in pietre, in acqua, in nuvole, e le loro anime tutte si fusero in una. La comune anima dell'universo sono io. In me sono le anime di Alessandro, di Cesare, di Shakespeare, di Napoleone e dell'ultima sanguisuga. In me le coscienze degli uomini si fusero con gli istinti degli animali. E io ricordo tutto, 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 e rivivo in me stessa ogni vita. Ma questo è decadentismo. Mamma! Sono sola. Una volta in 100 anni io apro la bocca per parlare e la mia voce risuona squallida in questo vuoto e nessuno la sente. Nemmeno voi, pallidi fuochi, vi udite. Verso il mattino vi genera la putrescente palude, voi vagate fino all'aurora, ma senza pensiero, senza volontà, senza un palpito di vita. Temendo che in voi la vita risorga, il padre dell'eterna materia, Lucifero, a ogni istante provoca in voi, come nelle pietre e nell'acqua, un avvicendarsi degli atomi, e voi vi trasformate incessantemente. Nell'universo rimane costante e immutabile soltanto lo spirito. Come un prigioniero, gettato in un vuoto pozzo profondo, non so dove mi trovo, che cosa mi aspetti. So solo che nella caparbia, crudele lotta col diavolo, principio delle forze materiali, sarà mia la vittoria. Dopodiché la materia e lo spirito si fonderanno in una meravigliosa armonia e avrà inizio il regno della volontà universale. Ma questo avverrà solo quando, a poco, dopo una lunga, lunga sequela di millenni, anche la luna e la luminosa Sirio e la terra si muteranno in polvere. Ma sino a quel tempo, orrore, orrore. Ecco, si approssima il mio possente avversario. Vedo i suoi spaventevoli occhi scarlatti. Oh, che puzza di zolfo. Ma era proprio necessario? Sì. Ah già, per l'effetto. Mamma! Lucifero si annoia senza l'uomo.
Lei si è tolto il cappello, lo rimetto e non prenderà un raffreddore. Il dottore si è tolto il cappello davanti al padre dell'eterna materia. Basta, la commedia è finita, sipario! Ma perché va in collera? Basta, sipario, 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 sipario! Scusate, mi era sfuggito che solo pochi eletti possono scrivere commedie. Ho violato il monopolio! A me, io... Prende. Irina, mia cara, non si può trattare così l'amor proprio di un giovane. Che cosa gli ho detto? L'hai offeso. Lui stesso ci aveva avvertito che si trattava di uno scherzo. Io l'ho presa come uno scherzo. Eppure... Adesso viene fuori che ha scritto un capolavoro. Scusatemi, ha dunque allestito questo spettacolo e ci ha profumati di zolfo non per scherzo, ma per insegnarci qualche cosa, vero? Forse voleva dimostrarci come si debba scrivere e che cosa sia necessario recitare. Ma nel lungo tutto ciò dà fastidio. Queste continue... allusioni nei miei riguardi, queste insecchiature darebbero in uggia a chiunque. No, è un ragazzo capriccioso, troppo pieno di sé. Voleva procurarti un piacere. Ah, davvero? E allora perché non ha scelto una commedia normale? Ci ha costretti ad ascoltare questo delirio decadente. Per scherzo, io sono disposta anche ad ascoltare un delirio. Ah, ma qui... No, qui c'è la pretesa di nuove forme, di una nuova era dell'arte. Secondo me, qui non si tratta di nuove forme, ma semplicemente di cattivo carattere. Ciascuno scrive come vuole e come può. Scriva come vuole, come può, perché mi lascia in pace. Giove, vai in colle. No, non sono Giove, sono una donna. E non vado in collera. Però mi dispiace che un ragazzo passi il suo tempo in un modo così noioso. Io non volevo offenderlo. Nessuno ha motivo di scindere lo spirito dalla materia, dato che forse lo stesso spirito è un insieme di atomi materiali. Piuttosto bisognerebbe descrivere in una commedia, e poi recitar sulla scena, la vita di noi maestri. Dura, dura è la nostra vita. È giusto, Semyon Semyonovich, ma per carità, non parliamo più né di commedie né di atomi. Era così splendida. Udite, signori, questo canto. Ma bello. Viene dall'altra vita. Si siede qui, accanto a me. Lo sa che 10-15 anni fa, su questo lago, musica e canto si udivano ininterrottamente per tutta la notte. Su questa riva ci sono 6 ville. Ricordo fragore, risate, spari, romanzi. Idolo e Jean Premier di tutte e 6 le ville era allora, eccolo qui, il dottore Evgeny Sergeevich. Ancora oggi è affascinante, ma allora... Irresistibile. Però comincia a rimordermi la coscienza. Perché ho offeso il mio povero ragazzo. Sono inquieta. Kostya! Figlio mio, Kostya! Vado io a cercarlo. Oh sì, mia cara, te ne prego. Konstantin Gavrilovich! Konstantin Gavrilovich! Chiaro che non si continua. Posso andarmene, via. Brava, brava. Brava, brava. Ti abbiamo ammirata. E con una figura come la tua, con una voce così incantevole, non si può. È un peccato restartene in campagna. Tu hai del talento, tu dovresti fare del teatro. Questo è il mio sogno. Ma non si opera mai. Ah, chi lo sa. Permetti che ti presenti Grigori, Boris Alexievich. Oh, che gioia, io la leggo sempre. Non ti confondere, cara, è una celebrità, ma ha un'anima semplice. Vedi, si è confuso anche lui. Suppongo che adesso si potrebbe alzare il sipario, così era capricciante. Jacob, fratello, tira su il sipario.
strana commedia, vero? Non ci ho capito niente, però ho assistito con piacere. Lei recitava con molta schiettezza. E poi anche la scenografia era bellissima. Devono esserci molti pesci in questo lago, vero? Sì. A me piace pescare. Non c'è delizia più grande che starsene verso sera sulle rive di un lago a guardare il sughero che galleggia. Io penso invece che per colui che ha provato quello della creazione non ci siano ormai altre delizie. Oh, per carità, cara, non parlare così. Quando ci si dicono delle belle parole è un disastro. Mi ricordo che a Mosca, al Teatro dell'Opera, una volta il celebre Silva prese un do basso. A farla apposta, quella sera in galleria, c'era un basso dei nostri cantori del Sinodo. E tutto a un tratto, figuratevi il nostro immenso stupore, sentiamo dalla galleria: bravo Silva! Un'intera ottava più giù. Ecco così. Bravo Silva! Il teatro rimase di stucco. È volato l'angelo del silenzio. È ora che vada. Addio. A dove così presto? No, non ti lasceremo. Mi aspetta mio padre. Che uomo, però. Beh, a che farci? Mi dispiace lasciarti andare via. Sapesse come sia penoso per me. Beh, se ti accompagnasse qualcuno, eh? No, no, no. Rimanga. Non posso, Piotr Nikolaevich. Ma rimanga almeno un'altra ora. Alla fin fine non è poi molto. Non si può. Una ragazza infelice, in sostanza. E dicono che la sua povera mamma abbia fatto donazione al marito di tutto il suo immenso patrimonio, fino all'ultima coperta. E che ora questa ragazza sia rimasta a mani vuote, perché il padre, a sua volta, ha fatto donazione alla seconda moglie. È scandaloso. Sì, sì. Il suo papà è una bella bestia, bisogna rendergli piena giustizia. Sì. Andiamo che noi, signori, sta calando l'umidità, mi fanno male le gambe. Ma guarda lì, povero vecchietto, ce l'hai come di legno. Vieni. Madame. Oh, adesso il cane ricomincia a urlare. Sì, Afanasievich, dia l'ordine di scioglierlo. Ma non si può, Piotr Nikolaevich. I ladri potrebbero penetrare nel granaio, ci ha messo il miglio. Sì, sì, sì. Un'intera ottava più giù, eh? Bravo Silva! E non un cantante, eh? Un semplice cantore del sinodo. Stipendio può avere un cantore del sinodo? Ma, non so. Non capirò niente. Forse sarò impazzito. La commedia mi è piaciuta. C'è dentro qualcosa. Mentre la ragazza parlava di solitudine, poi quando apparvero i rossi occhi del diavolo, le mani mi tremavano dal turbamento. C'è freschezza, c'è ingenuità. Mi pare che stia venendo. Voglio dirgli molte cose piacevoli. Non c'è più nessuno? Sono io. Mashenka mi va cercando per tutto il parco. È una creatura insopportabile. Konstantin Gavrilovich, a me la sua commedia è straordinariamente piaciuta. È un po' strana e non ne conosco la fine. Eppure mi ha fatto una forte impressione. Lei ha dell'ingegno, lei deve continuare. Oh, come siamo nervosi. Le lacrime agli occhi. Che volevo dirle? Ha preso il soggetto dal campo delle idee astratte ed è giusto.
perché l'opera d'arte deve assolutamente esprimere un grande pensiero. È bello solo ciò che è serio. Scusi, dov'è la Zariechnaya? Ma non basta. Nell'opera d'arte deve esserci un'idea chiara, precisa. Lei deve sapere perché scrive, altrimenti muovendo per questo pittoresco cammino senza uno scopo preciso, lei rischia di smarrirsi e il suo ingegno le sarà fatale. Dov'è la Zariechnaya? È andata a casa. Come fare? Io voglio vederla, la devo vedere. Andrò da lei. Si calmi, amico mio. Eppure ci andrò. Devo andarci. Vada a casa, Costantin Gavrilovic. Sua madre l'aspetta, è inquieta. Le dica che sono partito. E vi prego tutti, lasciatemi in pace, lasciatemi! Non mi venite indietro! No, no, amico mio, non si può fare così, non si deve, non si deve. Scusi, dottore. E grazie. Quando non hanno più niente da dire, dicono gioventù, gioventù. È ripugnante. Mi pare che in casa qualcuno suoni. Bisogna andare. Aspetta. Che cosa? Voglio dirglielo ancora una volta. Voglio parlarle. Io non amo mio padre. Ho un debole per lei. Con tutta l'anima sento che lei mi è vicino, non so perché. Mi aiuti. Mi aiuti, altrimenti farò una sciocchezza. Deriderò la mia vita, la rovinerò. Non ne posso più. Cosa? In che cosa aiutarla? Io soffro. Ma nessuno, nessuno conosce le mie sofferenze. Amo Costantino. Come sono tutti nervosi. Come sono tutti nervosi. Quanto amore. Lago Stregone. Che cosa posso fare, bambino? Che cosa? Alziamoci. Mettiamoci l'una accanto all'altra. Tu hai 22 anni e io quasi il doppio. Evgeny Sergeyevich, chi di noi sembra più giovane? Lei, naturalmente. Ecco, e perché? Perché? Perché io lavoro, io sento, io sono in continuo trambusto mentre tu te ne stai lì, non vivi. E ho una regola. Non guardare al futuro. Io non penso mai né alla vecchiaia né alla morte. Tanto quello che deve accadere non si può evitarlo. Io ho la sensazione di essere nata da lunghissimo tempo. Trascino la mia vita come un interminabile strascico. Spesso non ho alcuna voglia di vivere. Oh, certo, sono tutte scempiaggini. Bisogna scuotersi, scrollarsi di dosso tutto questo. E parlate d'amore. E poi sono sempre irreprensibile, come un inglese. Io, mia cara, mi tengo su, come suol dirsi. E sono sempre vestita e pettinata come il fo. Che io permetta a me stessa di uscire di casa, sia pure per andare in giardino, in blusa o arruffata, ma no, io mi conservo così bene appunto perché non sono mai stata sciattona, né mi sono mai trascurata, come certune. Eccomi qui davanti a voi. Come un pulcino. Potrei fare la parte di una ragazza di 15 anni. Bene, ciò nonostante io continuo. Eravamo rimasti là dove si parla del negoziante di granagli e di topi. Sì, e dei topi, legga. No, no, anzi di a me, leggo io. Dunque, e dei topi. E si capisce per la gente mondana vezzeggiare i romanzieri e ingraziarseli è altrettanto pericoloso quanto per un negoziante di granaglia allevare topi nei propri depositi. Eppure li si ama. I
topi. Ma gli scrittori, eh? Di conseguenza, quando una donna abbia scelto lo scrittore che desidera conquistare, lo assedia con complimenti, affabilità e smancerie. No, ma questo andrà bene per i francesi, ma per noi no, è tutta un'altra cosa, da noi non c'è regola. Da noi, quando una donna ha deciso di conquistare uno scrittore, vuol dire che lei ne è innamorata, lei stessa, fino ai capelli. Senza andare tanto lontano, basta guardare me e Trigori. Sì, è tornata la gioia. Ah, siamo allegri oggi alla fin fine. È tornata la gioia. Il padre e la matrigna sono partiti per Tver. E ora siamo liberi per 3 giorni interi. Sono felice, sono ora tutta per voi. Oggi è davvero bellina. Ma com'è elegante, attraente. E poi perspicace. No, ma non bisogna fare troppi complimenti, è di cattivo augurio. Dov'è Boris Alexeyevich? Pesca, vicino alle cabine balneari. Non gli viene mai a noia, eh? Che sta leggendo? Ma passate, tesoro, sur l'eau. No, ma il seguito è privo di interesse e poi inesatto. La mia anima è inquieta. Ma dimmi, che cos'ha, mio figlio? Perché è sempre accigliato? Depresso. Passa intere giornate sul lago. Ormai lo vedo così di rado. La sua anima è in pena. La prego, reciti un brano di quella commedia. Dice sul serio? È così poco interessante. Quando declama lui qualcosa, i suoi occhi risplendono. Il volto gli si fa pallido. Ha una bella malinconica voce. Maniere di poeta. Buonanotte. Petruscia. Dormi? Ma no. Ma tu non ti curi, fratellino, fai male. Mi piacerebbe curarmi. Ma il dottore non vuole. Curarsi a 60 anni. Anche a 60 anni si ha voglia di vivere. E allora prenda delle gocce di valeriana. Io penso che gli farebbe bene andare in una qualche stazione termale. Perché no? Ci può andare. E può non andarci. Andarci a capire. Non c'è niente da capire, è tutto chiaro. Piotr Nikolaevich dovrebbe smettere di fumare. Sciocchezze. No, no, non sono sciocchezze. Il vino e il tabacco privano della personalità. Dopo un sigaro, un bicchierino di vodka, lei non è più Pietro Nikolaevich, ma Pietro Nikolaevich più qualcun altro. Il suo io si dissolve e lei si rivolge a se stesso ormai come a un'altra persona, ad un lui. Lei fa presto a ragionare, la vita l'ha vissuta a suo tempo, ma io ho prestato servizio nel Dipartimento della Giustizia per 28 anni e non ho mai vissuto. Ecco, ancora non ho provato nulla, questo è. E quindi è comprensibile che abbia una gran voglia di vivere. Lei è sazio, indifferente, perciò inclina alla filosofia. Questo è. Mentre io voglio di vivere. E perciò bevo Xeres a pranzo e fumo sigari. Questo è, questo è. Ma bisogna affrontare la vita con serietà. E curarsi a 60 anni, rimpiangere di aver goduto poco in gioventù, tutto questo è, mi scusi, è frivolezza. È ora di colazione, mi pare. Mi si è intorpidita una gamba. Andrà a bersi 2 bicchierini prima di colazione. Non ha felicità. Vuote parole. Lei ragiona come un uomo sazio. Ma cosa può esserci di più noioso di questa simpatica noia di campagna? Fa caldo, tutto è quieto, nessuno fa niente, tutti filosofeggiano. Si vive bene con voi, amici miei, è piacevole starvi ad ascoltare. Ma starsene in una stanza d'albergo a studiare la parte è molto meglio. Bello. Io la capisco. Certo, in città si sta meglio, seduti nel proprio studio
Il cameriere non fa entrare nessuno senza annunziarlo, c'è il telefono. In strada ci sono le carrozze, questo è... Parlate buongiorno. Lietissimo di trovarla in buona salute. Buongiorno. Ah, mia moglie dice che lei si accinge a recarsi oggi in città, è vero? Sì, e ne abbiamo l'intenzione. Ah, magnifico. Ma con che mezzo andrà, stimatissima? Trasportiamo oggi la segala, gli operai sono tutti occupati. E con quali cavalli, se non le dispiace? Con quali? E che ne so io con quali? Abbiamo quelli della carrozza. Quelli della carrozza? E dove prendo i collari, eh? Dove li prendo? Ah, è sorprendente, è incomprensibile. Mi scusi, stimatissima, io mi inchino dinanzi al suo ingegno, darei per lei 10 anni di vita. Ma i cavalli non glieli posso dare. Ma se io devo andare in città, è inaudito. Stimatissima, lei non sa che cosa significhi un'azienda rurale. Oh, vecchia storia. In tal caso io parto oggi stesso per Mosca. Dia ordine di noleggiare per me i cavalli al paese, altrimenti andrò a piedi alla stazione. In tal caso io rinuncio al mio posto. Si cerchi un altro amministratore. Ogni estate così. Ogni estate qui mi si offende. Non ci metterò mai più piede. Questa è impudenza. Oh, che diavolo. Questo è. Si attacchino subito tutti i cavalli. Vorrei chiudere Irina Nikolaevna a una celebre artista. Ogni suo desiderio, ogni suo capriccio non è forse più importante di tutta la vostra azienda rurale? Oh, è semplicemente incredibile. Che posso farci io? Si metta nei miei panni. Che posso farci? Andiamo da mia sorella. Tutti insieme la supplicheremo di non partire. È vero, è un uomo insopportabile, un despota. Resti seduto, la spingeremo noi. Ma che cosa, che terribile. Sì, terribile. Ecco, ma lui non se ne andrà. Gliene parlerò io. Gente noiosa. In sostanza dovrebbero cacciar via suo marito. E invece finirà che quella vecchia donnetta di Piotr Nikolaevic, sua sorella, finiranno per chiedergli scusa, vedrà. Anche i cavalli della carrozza ha mandato nei campi. E ogni giorno ci sono simili malintesi. Se lei sapesse come mi turba tutto questo. Io non sopporto la sua rozzezza. Mi ci sto ammalando, vede? Vede, tremo tutta. Vieni, caro. Adorato, mi prenda con sé. Il nostro tempo fugge, non siamo più giovani. Che almeno alla fine della vita non ci si debba più nascondere e mentire. No, 55 anni, è ormai troppo tardi per cambiare vita. Lo so, lei mi respinge perché, oltre a me, altre donne le sono vicine. Prenderle tutte è impossibile. Capisco. Mi scusi se l'ho annoiata. Ma no, niente. Io soffro di gelosia. Certo, lei è un dottore, non può aiutare le donne, capisco. Che succede di là? Irina Nikolaevna piange e Piotr Nikolaevich ha l'ardi. Andiamo a dare ad entrambi qualche goccia di valeriana. Prenda. Merci bien. Che bei fiori. Mi dia questi fiori. Mi dia questi fiori.
veder piangere un'attrice famosa. Per un motivo così futile. E non è strano che un celebre scrittore, un prediletto del pubblico, del quale si parla in tutti i giornali, si vende il ritratto, si traducono le opere in lingue straniere, se ne stia tutto il giorno a pescare e sia lieti di aver preso due chiodi. Io credevo che le persone famose fossero altere, inaccessibili, che disdegnassero la folla e con la propria gloria, col lustro del proprio nome, quasi si vendicassero di questa folla che pone al di sopra di tutto la nobiltà delle origini e la ricchezza. Invece piango. Giocano a carte, ridono, si stizziscono, come chiunque. Sei sola? Sola? Che significa? Oggi ho commesso la viltà di uccidere questo gabbiano. Lo depongo ai tuoi piedi. Che hai? Presto, allo stesso modo, ucciderò me stesso. Non ti riconosco. Sì. Da quando io ho cessato di riconoscere te. Ti sei mutata nei miei confronti. Il tuo sguardo è freddo, la mia presenza ti infastidisce. Negli ultimi tempi sei diventato irritabile. Ti esprimi in modo oscuro, per simboli. Anche questo gabbiano, evidentemente, è un simbolo. Scusami, non lo capisco. Sono troppo semplice per capirti. Tutto cominciò quella sera in cui la mia commedia cadde così scioccamente. Le donne non perdonano gli insuccessi. Ho bruciato tutto. Tutto, sino all'ultimo pezzetto. Sapessi come sono infelice. La tua improvvisa freddezza è orrenda. È incredibile. Come se nello svegliarmi io vedessi all'improvviso che questo lago si è disseccato. O è fuggito in fondo alla terra. Hai detto di essere troppo semplice per capirmi. Ma che c'è da capire? La mia commedia non è piaciuta. Tu disprezzi la mia ispirazione, mi consideri un mediocre, una nullità. Come tanti. Come lo capisco bene. Come lo capisco. Chiodo nel mio cervello
sia maledetto insieme all'amor proprio che mi succhia il sangue, lo succhia come una serpe. Eccolo il vero genio. Cede come Amleto. Anche lui con un libro. Parole. Parole, parole. Questo sole non si è ancora appressato. E già tu sorridi. Il tuo sguardo si è sciolto ai suoi raggi. Non starò qui a disturbarvi. Fiuta tabacco, beve vodka, veste sempre di nero, è amata da un maestro. Buongiorno, Boris Alexeyevich. Buongiorno. Le circostanze hanno preso improvvisamente una piega tale che a quanto sembra partiremo oggi stesso. È difficile che noi due ci si veda ancora. Non mi accade spesso di incontrare ragazze giovani, giovani e attraenti. Ho già dimenticato e non riesco ad immaginarmi con chiarezza che cosa si provi a 18-19 anni. Per questo nei miei racconti e nelle mie novelle le ragazze giovani di solito sono false. Vorrei essere almeno un'ora al suo posto per sapere quello che lei pensa e, in genere, che tipo sia. Ed io vorrei essere al suo. Perché? Per sapere che cosa sente un famoso scrittore d'ingegno. Che sensazione dia la celebrità. Che cosa prova lei per il fatto di essere celebre? Che cosa? Forse niente. Non ci ho mai pensato. Delle due, una. O lei esagera la mia celebrità, o essa non si avverte affatto. Ma quando legge sui giornali ciò che dicono di lei? Quando mi lodano mi fa piacere. E quando mi biasimano sono di cattivo umore per un paio di giorni. Che mondo meraviglioso. Sapesse come la invidio. È diverso il destino degli uomini. Gli uni trascinano a stento la loro noiosa, mediocre esistenza, tutti uguali, tutti infelici. Altri, come lei, per esempio. E lei è uno su un milione. È toccata in sorte una vita interessante, luminosa, piena di significato. Lei è felice. Io? Lei parla di felicità, di celebrità, di non so che vita luminosa. Interessante. Mentre per me tutte queste belle parole sono, mi scusi, come la marmellata che io non mangio mai. Lei è molto giovane e molto buona. La sua vita è bellissima. Ma che ci trova di particolarmente bello? Devo andare subito a scrivere. Mi scusi, non ho tempo. Lei è? Ha toccato, come suol dirsi, un mio lato debole. Ed ecco che io comincio a turbarmi e a sentirmi alquanto stimolato. Va bene, parliamone pure, parliamone di questa mia bellissima, luminosa esistenza. Va bene. E di dove cominceremo? Ci sono delle idee
ossessive. Sì, come quando uno pensa, per esempio, di continuo, giorno e notte, alla luna. Anch'io ho una mia simile luna. Giorno e notte mi affligge un pensiero. Molesto, eh? Io devo scrivere. Ho appena finito di scrivere una novella che subito, non so perché, ma ne comincio un'altra. E poi subito una terza e dopo la terza la quarta. Scrivo senza interruzione. Come cambiando i cavalli alle stazioni di posta. E non posso altrimenti. Ecco, io le domando che cosa ci trova di bello e di luminoso. Che vita assurda. Io sto qui, con lei, mi agito, e intanto penso sempre che mi aspetta una novella incompiuta. Vedo una nuvola simile a un pianoforte. Penso, bisognerà accennare in qualche racconto che fluttuava una nuvola simile a un pianoforte. C'è odore di eliotropio, mi imprimo nella memoria, aroma dolciastro, colore vedovile, a accennarvi nella descrizione di una sera d'estate. Io colgo ogni frase, ogni parola che io e lei pronunziamo e mi affretto a rinchiuderle tutte nella mia dispensa letteraria. Potranno servirmi. Quando io ho finito un lavoro, corro al teatro o a pescare. Potrei riposare, dimenticare, invece sento che già nella mia testa rotola una pesante palla di ghisa, un nuovo soggetto, e allora mi attira il mio tavolino e bisogna affrettarsi da capo a scrivere così sempre, sempre. Io non ho pace da me stesso e sento che sto consumando la mia esistenza. E che per dare un po' di miele a qualcuno nello spazio, io rubo il polline ai miei fiori migliori, li calpesto e ne strappo le radici. Non sono pazzo? Del resto, i miei parenti, i miei conoscenti mi trattano forse come uno sano. Che sta scrivendo? Che cosa ci prepara di bello? Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. E io ho l'impressione che le premure dei conoscenti, le lodi, le ammirazioni, tutto questo sia un inganno, che mi ingannino come un malato. E temo talvolta che qualcuno si accosti quatto quatto alle spalle per afferrarmi e portarmi come Poprishin al manicomio. Negli anni migliori, in quelli della mia giovinezza, quando cominciavo, lo scrivere era per me un continuo supplizio. Uno scrittore esordiente, specie se non ha fortuna, si crede goffo, maldestro, superfluo, ha i nervi tesi, irritati, gironzola infrenabilmente intorno a persone partecipi della vita, della letteratura e dell'arte, sconosciuto, non osservato da alcuno, ma temendo di guardare fisso e con audacia negli occhi, come un giocatore accanito che non abbia più denaro. Io non vedevo il mio lettore, ma nella mia fantasia, chissà perché, esso mi appariva sempre malevolo e diffidente. Temevo il pubblico, mi faceva paura. E ogni volta che mettevano in scena una mia nuova commedia, io mi immaginavo che i bruni mi fossero ostili e i biondi gelidamente indifferenti. Che cosa assurda, che supplizio. Mi scusi, ma l'ispirazione, lo stesso processo creativo, non le danno momenti sublimi, felici? Ah sì? È gradevole scrivere. E leggere le bozze è gradevole. Ma appena una cosa è stampata, già non la sopporto. Già vedo che non mi è riuscita, che è uno sbaglio, che non bisognava scriverla affatto, allora mi rincresce e mi sento meschino nell'animo. Sì, e intanto il pubblico legge, simpatico, pieno d'ingegno, ma ben lontano da Tolstoi, oppure sì, una bella cosa, ma padri e figli di Turgenev è migliore. E così fino alla lapide sepolcrale, tutto sarà
sempre soltanto pieno d'ingegno, simpatico, simpatico, pieno d'ingegno, nient'altro. E i parenti e i conoscenti passando accanto alla mia tomba diranno: qui giace Trigorin, un bravo scrittore, ma non certo un Turgenev. Mi scusi, io rinuncio a capirla. Lei è semplicemente viziato dal successo. Da quale successo? Io non amo me stesso. Non mi sono mai piaciuto come scrittore. Il peggio è che sono in uno stato di ebbrezza e spesso non capisco quello che scrivo. Amo quest'acqua, gli alberi, il cielo. Sento la natura. Essa suscita in me la passione, il desiderio invincibile di descriverla. Ma non sono soltanto un paesaggista, sono anche un cittadino. Io amo la patria, il popolo, e sento che come scrittore ho il dovere di parlare del popolo, delle sue sofferenze, del suo avvenire, di parlare della scienza, dei diritti dell'uomo e di cose simili. E io parlo di tutto, mi affretto e tutti mi spronano, si indignano e io mi dimeno da un lato, dall'altro, come una volpe braccata dai cani. E vedo intanto che la vita e la scienza vanno sempre più avanti e io resto indietro. Indietro. Come un contadino che ha perduto il treno. E alla fin fine sento che so descrivere soltanto il paesaggio. E in tutto il resto sono falso. E falso fino al midollo. Lei è snervato dal troppo lavoro e non ha tempo né voglia di riconoscere il suo valore. Sia pure scontento di sé, per gli altri è grande, è magnifico. Se io fossi uno scrittore della sua tempra, io dedicherei tutta la vita alla folla, riconoscendo però che potrebbe essere felice soltanto elevandosi alla mia altezza. Ed essa mi porterebbe in trionfo. Sì, in trionfo. E sono forse Agamennone, io. Per la felicità di essere scrittrice o artista, io sarei pronta a sopportare il malanimo dei parenti, il bisogno, la delusione, a vivere in una soffitta mangiando solo pane di segale. Accetterei di soffrire l'insoddisfazione, la coscienza dei miei difetti. In cambio potrei ammirare la gloria, all'autentica, la strepitosa gloria. Mi gira la testa. Mi chiamano. Probabilmente per fare i bagagli. E io non ho voglia di partire. Guardi che paradiso. Com'è bello, eh? Vede sull'altra riva una casa e un giardino? Sì. È la casa della mia povera mamma. Sono nata là. Tutta la vita ho trascorso attorno a questo lago. E ne conosco ogni isoletta. Com'è bello, qui da voi. Che cos'è questo? Un gabbiano. Konstantin Gavrilovich lo ha ucciso. Che uccello leggiadro. Non ho proprio voglia di partire. Convinca Irina Nikolaevna a restare. Che scrivi? Così prendo appunti. Un soggetto mi è balenato.
un soggetto per un breve racconto. Sulle rive di un lago vive una fanciulla giovane come lei, ama il lago come un gabbiano ed è libera ed è felice come un gabbiano. Ma giunse un uomo, per caso la vide, e tanto per passare il tempo la rovinò come questo gabbiano. Dov'è? Subito! Cosa vuole? Non si parte più! Che soldi! Questo glielo racconto perché lei è uno scrittore. Può servirsene. In buona fede le dico. Se Costantino si fosse ferito seriamente, non avrei potuto sopravvivere nemmeno un attimo. Eppure sono coraggiosa. Ma ora ho deciso. Strapperò questo amore dall'anima. Con la radice lo strapperò. E come? Mi sposerò. Con Miedvedenko. Col maestro? Sì. Oh, non ne vedo la necessità. Ah, già. Amare senza speranza. Interi anni. Aspettare sempre qualcosa. Una volta sposata non avrò tempo di pensare all'amore. Nuove preoccupazioni soffocheranno il passato. E poi sa, è un mutamento. Un altro bicchiere? Non sarà troppo. Non mi guardi così. Le donne bevono più spesso di quanto voi pensiate. Una minoranza beve apertamente come me, ma la più parte di nascosto, sì. È sempre vodka o cognac. Alla sua salute. Lei è un uomo semplice. Mi dispiace separarmi da lei. Io non ho voglia di partire. Preghi Irina Nikolaevna di rimanere? No, non rimarrà. Suo figlio si comporta in un modo assai sconveniente. Prima si tira un colpo di rivoltella e ora, dicono, intende sfidarmi a duello. A che pro? Tiene il broncio, sbuffa, pronostica nuove forme, ma c'è posto per tutte, le vecchie e le nuove. Perché darsi spinte? C'è anche la gelosia. Del resto non mi riguarda. Il mio maestro non è certo un genio, ma è buono, è povero e mi ama molto. Mi fa pena. Anche la sua vecchia madre mi fa pena. Mi permetta dunque di augurarle ogni bene. Non conservi di me un cattivo ricordo. Le sono molto grata della sua cordialità. Mi mandi i suoi libri. Con dedica, mi raccomando. Non scriva però alla stimatissima, eccetera, eccetera. Ma semplicemente a Maria, che non ha nessuno e non sa perché viva a questo mondo.
Addio. Pari o dispari? Pari. No, ho in mano soltanto il sassolino. Mi ero posta la domanda, fare o non fare l'attrice? Se qualcuno mi desse un consiglio. Ma non si possono dare di questi consigli. Noi ci separiamo e forse non ci vedremo più. La prego di accettare da me per ricordo questo piccolo medaglione. Vi ho fatto incidere le sue iniziali e dall'altro lato il titolo di un suo libro, I giorni e le notti. Che pensiero grazioso. Adorabile dono. Si ricordi di me qualche volta? La ricorderò. La ricorderò così com'era quel giorno. Luminoso, rammenta. La settimana scorsa, quando lei indossava quell'abito chiaro, parlavamo sulla panchina, giaceva ancora il gabbiano bianco. Sì, il gabbiano. Non si può più parlare, sta venendo qualcuno. Prima della partenza mi conceda 2 minuti. La supplico. No, resta a casa, vecchio mio. Ma con i tuoi reumatismi vuoi andare in giro a far visita, eh? Chi c'era? Nina? Sì. Sì. Pardon, vi abbiamo disturbati. Credo di aver messo tutto nelle valigie. Sono esausta. Giorni e le notti. Pagina 121, righe 11 e 12. Devo mettere in valigia anche le lenze. Ah, sì, sì, certo, potranno servirmi ancora. I libri puoi darli a chi vuoi. Va bene. Che c'è in valigia? Davvero, Petruccia, dovresti restare a casa. Ma voi partite. Mi sentirei triste qua dentro. Ci sono i miei libri qui in casa. Sì, nella libreria. Ma in città, che ci trovo? Niente di particolare, eppure sarà posta la prima pietra del palazzo del Consiglio Provinciale Etzimiglia. Ho voglia di rianimarmi, un'ora o due da questa vita di ghiozzo. Ormai troppo tempo sono stato rintanato qui con un vecchio portacenere. Ho dato ordine di attaccare i cavalli per l'una. Ecco, e partiremo insieme. Ma no, ma via, rimani. Irina. No, non ti lamentare. Non prendere freddo. E sorveglia mio figlio. Abbi cura di lui. Consiglialo. Ecco, io parto. Senza sapere perché Costantina abbia tentato di uccidersi. Io penso che la causa principale sia stata la gelosia. E quanto più presto condurrò via di qui Trigori, intanto meglio. Cosa dirti? Sono state anche altre cause. È comprensibile. È giovane, è intelligente. Vive in campagna, in quest'eremo. Senza denari. Senza futuro. Non ha occupazioni, senza posizione. Si vergogna. Ha paura del suo ozio. Io gli voglio un bene dell'anima. E lui mi è molto affezionato, ma alla fin fine gli sembra di essere superfluo qui in casa, di essere un mangiaufo. È comprensibile il suo amor proprio. Quanti guai mi dà. Dovrebbe trovarsi un impiego, che so io. Ecco, mi sembra che la cosa migliore sarebbe se tu... gli desse un po' di denaro. In primo luogo deve vestirsi in maniera umana. Questo è, guarda, lo stesso giacchetto striminzito si trascina da 3 anni. Va in giro senza cappotto E poi muoversi un poco non gli farebbe male, andare all'estero, non costa poi tanto. Ah, sì,
Sì, per un vestito magari posso anche dargli qualche cosa, ma quanto all'estero... No, e poi a pensarci bene non posso dargli niente neanche per un vestito. Non ho denaro. Ah, ah, ah. No! Va bene. Scusami, cara. Non ho a tirarti. Sì, ti credo, tu sei magnanima, generosa. Non ho denaro! Ecco, se l'avessi glielo darei il denaro, è comprensibile, ma non ne ho nemmeno un cinquino. La mia pensione se la prende tutto l'amministratore e la sperpera per i lavori agricoli, l'allevamento del bestiame, l'apicultura, e il mio denaro va in fumo. Le api crepano, le mucche crepano, non mi danno mai i cavalli, mai che mi diano i cavalli, perché non mi danno mai i cavalli? Non è che io non abbia denaro, vero? Sono un artista, ecco. Le sole toilette mi rovinano. Ma sì, cara, sì, tu sei brava, tu, io ti stimo, tu sei generosa. Petruccio. Ecco, di nuovo. Petruccio, cosa mi c'è? Mi sta succedendo qualche cosa. Cosa c'è, Petruccio? Non mi sento male, ecco. Mi gira la testa, Petruccio, questo... Petruccio, mio caro, no. Aiuto! Aiuto! Sta male! No, 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 non è nulla, non è nulla. Non è nulla, è passato, questo è. Come ti senti? Non è nulla. Devi, presto, presto! Devi fare, su. Ecco. Oh. Spaventare, mamma, in questi ultimi tempi lo zio soffre spesso di questi disturbi. E tu, zio, dovresti stare sdraiato. Sì, ecco, sì, sdraiato un poco. Ma in città ci vado lo stesso, Mi sdraio un poco. È comprensibile e poi parto. C'è un indovinello. Al mattino su 4, a mezzogiorno su 2, la sera su 3. Già. Ma la notte sulla schiena, questo è. Grazie, grazie. Posso andare da solo. Non faccia complimenti. Che paura mi ha messo. Non gli fa bene vivere in campagna. Si malinconisce. Vedi, mamma, se tu a un tratto fossi così generosa da prestargli 1.500-2.000 rubli, lui potrebbe passare in città un anno intero. Non ho denaro. Sono un'attrice, non un banchiere. Mamma, vieni, cambiami la fasciatura. Sai farlo così bene. Il dottore ritarda. Aveva promesso di essere qui alle 10, è già mezzogiorno. Vieni, siediti. È come se tu avessi un turbante. Lo sai che ieri un forestiero ha chiesto in cucina quale sia la tua nazionalità? Quasi completamente cicatrizzata. È rimasto appena il segno. Però quando sarò andata via, non farei più pum pum. Eh? No, è stato un momento di disperazione in cui non sono riuscita a dominarmi. Non si ripeterà più. Mani d'oro. Ricordo molto tempo fa. Tu recitavi ancora sulle scene imperiali. Io ero piccolo allora. Nel cortile di casa nostra vi fu una lite, picchiarono una lavandaia che abitava lì. Ti ricordi? No. La raccolsero svenuta. Tu andavi sempre a trovarla. Le portavi le medicine. Lavavi nella tinozza i suoi bambini. Non te ne ricordi? No. Due ballerini abitavano allora nella stessa casa, venivano da noi a bere il caffè. Ah, sì, sì, questo me lo ricordo. Ti
che erano così devote. Da qualche tempo, specie in questi ultimi giorni, io ti amo con la stessa dedizione, la stessa tenerezza di quando ero bambino. Oltre a te non mi è rimasto nessuno. Ma perché? Perché cedi all'influsso di quell'uomo? Tu non lo capisci, Costantino. È un'anima nobile. Eppure quando gli hanno detto che intendevo sfidarlo a duello, la nobiltà d'animo non gli ha impedito di recitare la parte del vigliacco. Se la batte, è una fuga vergognosa. Che assurdità. Sono io a pregarlo di partire. Un'anima nobile. Noi due siamo sul punto di litigare per causa sua. E lui chissà dove, frattanto, in salotto, in giardino, ride di noi. Sviluppa Nina. Si sforza di persuaderla in modo definitivo che lui è un genio. È un piacere per te dirmi delle cose sgradevoli. Io stimo quest'uomo e ti prego di non parlare male di lui in mia presenza. E io non lo stimo. Tu vuoi che anch'io lo consideri un genio, ma scusami, io non so mentire. Le sue opere mi disgustano. È tutta invidia. Alle persone senza ingegno, ma presuntuose, non resta altro che biasimare gli autentici ingegni. Gli autentici ingegni. Io ho più ingegno di tutti voi, se lo vuoi sapere. Voi, schiavi della routine, avete usurpato il primato dell'arte e considerate legittimo e vero solo quello che fate voi stessi. E il resto lo calpestate e lo soffocate. Io non vi riconosco, non riconosco né te né lui. Decadente. Torna al tuo caro teatro e recita pure in meschine, mediocri commedie. Io non ho mai recitato in commedia del genere. Oh, lasciami in pace. Tu non saresti in grado di scrivere neanche un mediocre vaudeville. Borghesuccio di Kiev. Parassita. Sfilorcia. Straccione. Nullità. E non piangere. Non bisogna piangere. No, bisogna piangere, non bisogna piangere. Oh, bambino mio, perdonami. Perdona la tua mamma colpevole. Sono così infelice. Se tu sapessi, ho perduto tutto. Lei non mi ama. Io non posso più scrivere. Sono svanite tutte le speranze. No. Tutto si aggiusterà. Vedrai. Adesso lui va via, eh? E lei tornerà a volerti bene, eh? Basta. Abbiamo fatto la pace, vero? Sì, mamma. Fa la pace anche con lui. Non c'è bisogno di duello. Vero che non ce n'è bisogno? Va bene. Come vuoi. Come vuoi. È penoso per me. È superiore alle mie forze. Vai. La fasciatura me la rifà il dottore. Tra poco i cavalli saranno pronti. Righe 11 e 12. Ecco. Se un giorno ti occorrerà la mia vita, vieni e prendila.
Alberto abbia fatto le valigie? Sì. Sì. Perché in questo richiamo di un'anima pura io ho sentito malinconia e il mio cuore ha provato una stretta così dolorosa. Se un giorno ti occorrerà la mia vita, vieni a prenderla. Restiamo ancora un giorno. Restiamo. Io so, mio caro, che cosa ti trattiene qui. Cerca di dominarti. Ti sei alquanto ubriacato. Ti inserisci? Sì, savio anche tu, sì. Intelligente, cerca di capire, ragiona. Considera tutto da vera amica. Tu sei capace di sacrifici. Cerca di essere mia amica. Lasciami fare. Sei così innamorato. Mi sento attratto da lei. Forse è proprio questo che mi è necessario. L'amore di una ragazza di provincia. Come conosci poco te stesso. A volte gli uomini dormono camminando. Ecco, io parlo con te. Mi pare di dormire e di scorgerla in sogno. Allora sono preso da soavi, mirabili sogni. Lasciami fare. No. No. Io sono una donna comune, con me non si può parlare così. Non tormentarmi, Paris. Ho paura. Se vuoi, puoi essere straordinaria. Un amore giovane, incantevole, poetico, che ci trasporti in un mondo di fantasie. Ecco, solo questo sulla terra può dare la felicità. Un simile amore io non l'ho mai provato. In giovinezza non avevo il tempo. Bussavo alle porte delle redazioni, lottavo con la miseria. E adesso quest'amore, eccolo. Infine è arrivato, mi attira. Che senso avrebbe sfuggirlo? Tu sei impazzito. Può darsi. Ma vi siete tutti messi d'accordo oggi per tormentarmi? Non capisce, non vuole capire. Sono già così vecchia e così brutta che come si possa senza riguardo parlarmi di altre donne. Oh, ho perduto la testa, mio bellissimo, meraviglioso, ultima pagina della mia vita. Se mi abbandonerai anche un'ora soltanto, io non riuscirò a sopravvivere. Impazzirò. Mio stupendo, mio magnifico, mio signore. Se potrebbe venire qualcuno. Vengano pure. Non mi vergogno del mio amore per te. Tesoro mio, testa matta. Tu vuoi fare pazzia, ma io non te lo permetterò. Tu sei mio. Mio. Questa fronte è mia. E gli occhi sono miei, e questi bellissimi capelli di seta sono miei anch'essi. Tu sei tutto mio, tutto mio. Tu sei così geniale, così intelligente, il migliore di tutti gli scrittori di oggi, l'unica speranza della Russia. In te c'è tanta sincerità, naturalezza, freschezza, tanto sano umorismo. Non ti si può leggere senza entusiasmo. Oh. Tu credi che io voglia lusingarti? Sì, che io ti incensi. Guardami. Guardami negli occhi, guardami. Ti sembro una bugiarda. Vedi, io solo so apprezzarti.
Partirai con me. Sì, non mi abbandonerai. Io non ho una mia volontà. Non ho mai avuto la mia volontà. Giacco molle, sempre ubbidiente. Come può tutto questo piacere alle donne? Prendimi, portami via. Ma non staccarti da me nemmeno di un passo. Del resto, se vuoi, puoi restare. Partirò sola. E tu verrai dopo, fra una settimana. In realtà, che fretta c'è? No. Partiamo insieme. Come vuoi. Se insieme, allora insieme. Cosa scrivi? Stamani ho udito una bella espressione, foresta di vergini, può servire. Allora, partire, di nuovo vagoni, stazioni, buffet, cotolette, chiacchiere. Ho l'onore di annunciare con rammarico che la carrozza è pronta. È ora di andare alla stazione, stimatissima. Il treno arriva alle 2:05. E così, Irina Nikolaevna, mi faccia il favore. Non dimentichi di informarsi dove sia ora l'attore Susdalziev. Sì. Se è vivo, se sta bene. Delle prugne per il ghiaccio. Oh, dolcissima. Vorrà assaggiare. Lei è molto buona, Polina Andreevna, grazie. Nella rapina alla posta recitava in maniera insuperabile. Sì, sì. Addio, Michele. Addio. Se qualcosa non è andato come doveva, scusarci. Ma no, tutto è stato bello, tutto è stato bello. Ma non bisogna piangere. Il nostro tempo fugge. Che farci? Ricordo che allora recitava con lui il tragico Ismailo, un'altra personalità di prim'ordine. Irina, sorella, dobbiamo andare, se non vogliamo far tardi alla Fiorentina. Io vado a prendere posto. Sì, ma non abbia fretta, stimatissima. Ci sono ancora 5 minuti. Io andrò a piedi alla stazione per accompagnarvi. Vado svelto. Sì. Andate pure avanti, vi raggiungo subito. Ho dimenticato il bastone in giardino. Addio, Vanessa Alexeyevna. E allora, arrivederci, miei cari. Se saremo vivi in buona salute, ci rivedremo l'estate prossima. Non mi dimenticate, eh? Ah, eccovi un rublo. Umilissime, grazie. E per tutte e tre. Grazie, buon viaggio, signore. Ma dov'è Costantino? Ditegli che sto partendo, dobbiamo salutarci. Non serbate di me un cattivo ricordo, mi raccomando. Noi partiamo. Boris Alexeyevich, ho preso una decisione irrevocabile. Da del tratto. Farò l'attrice. Domani non sarò più qui. Vado via dalla casa di mio padre, abbandono tutto. Comincio una nuova vita, parto come lei per Mosca. Ci vedremo là. Prenda alloggio al Bazar Slavo. Me lo faccia sapere subito. Molciano, Palazzo Prociozzi. Devo aspettare. Ancora un minuto. Sei così bella. Che felicità pensare che ci rivedremo presto. Rivedrò questi occhi, così dolci. Questo sorriso soave, indicibilmente bello. Questi tratti così particolari.
espressione di purezza angelica. Cara. Constantin Gavrilovic! Non c'è nessuno. Il vecchio ogni momento domanda dov'è Kostia, dov'è Kostia. Non può vivere senza di lui. Ha paura della solitudine. Tempo orribile, già da due giorni. Che onde sul lago, enormi. Un giardino è buio. Bisognerebbe far demolire in giardino quel teatro. Sta lì nudo, mostruoso, come uno scheletro. E il sipario sbatte per il vento. Ieri sera ci sono passato vicino. Mi è parso che qualcuno piangesse dentro. Ma via! Andiamo a casa, Masha. Passerò qui la notte. Masha, andiamo. Il bambino avrà fame. Sciocchezze, Matriona gli darà da mangiare. Va bene. È già da tre notti senza la madre. Oddio, noioso sei diventato. Prima filosofavi, adesso non fai che ripetere bambino, a casa. Da te non si sente altro. Masha, andiamo. Va da solo. Tuo padre non mi darà i cavalli. Ma te li darà. Chiedili e te li dà. Va bene, ci provo. Allora, vieni domani? Sì, sì, domani, sì. Appiccicoso sei diventato. Ma che fai, mamma? Piotr Nikolaevich mi ha pregato di preparargli il letto vicino a Kostia. Lascia fare a me. Grazie, Masha. Ehi, vecchi... Sono come i bambini. Allora io me ne vado. Addio, Masha. Addio, mamma. Va con Dio. Buonanotte, Constantin Gavrilovic. Nessuno pensava né presagiva che lei, Kostia, sarebbe diventato un vero scrittore. Ed ecco che, grazie a Dio, le riviste cominciano anche a pagarla. E si è fatto anche bello. Mio caro, mio buon Kostia, sia un po' più gentile con la mia Mashenka. Lasciala in pace, mamma. È così brava. A una donna, Kostia, non occorre nient'altro che uno sguardo. Lo so per esperienza. L'hai fatta arrabbiare. C'era bisogno di infastidirlo. Sono in pena per te, Mashenka. Oh, non ce n'è bisogno. Il mio cuore soffre per te. Io vedo tutto, capisco tutto. Oh, sono tutte sciocchezze. L'amore senza speranza è solo nei romanzi. Scempiaggini. L'essenziale è non struggersi e non star sempre lì ad aspettare che... che l'erba cresca.
dell'amore ha fatto nido nell'anima, bisogna scacciarlo. Hanno promesso di trasferire mio marito in un altro distretto. Cambiando luogo, dimenticherò. Me lo strapperò dal cuore, con la radice e tutto. Kostya suona. Vuol dire che è triste. L'essenziale, mamma, è non averlo davanti agli occhi. Basta che trasferiscano il mio Semyon. E là, credimi, in un solo mese lo avrò dimenticato. Sono tutte scempiaggini. Lei se la può ridere, a denaro a bizzeffe. Denaro? In 30 anni di carriera, amico mio, di carriera agitata, durante la quale non ebbi né giorno né notte un attimo per me stesso, ero riuscito a raggranellare soltanto 2000 rubli. E li ho sprecati poco tempo addietro, tutti all'estero. Non ho nulla. Se non mi danno i cavalli. Se i miei occhi potessero non vederti. Quanti cambiamenti qui da voi? Dov'è mia sorella? È andata alla stazione a prendere Trigori, sarà qui tra poco. Se lei ha ritenuto necessario far venire qui mia sorella, vuol dire che sono gravemente malato. Strano però, sono gravemente malato. Eppure non mi si danno medicine. Che cosa vuole? Gocce di valeriana, bicarbonato, finito? Ricomincia la filosofia. Oh, che castigo. È stato preparato il letto per me di là? Certo, Pietro Nikolaevich, è pronto. La ringrazio. Passi alla luna dei notturni cieli. Voglio dare a Kostya il soggetto per una novella. Deve intitolarsi così. L'uomo che voleva. L'homme qui a voulu. In giovinezza, una volta, volevo diventare un uomo di lettere. E non lo sono diventato. Volevo essere un parlatore. E ho sempre parlato in modo nauseante. Alla fin fine... questo è comprensibile, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo essere conciso e ho sempre sbrodolato.
sino a grondare sudore. Volevo sposarmi. E non mi sono sposato. Volevo vivere sempre in città. Ah, e finisco la mia vita in campagna, questo è. Volevo diventare un consigliere di Stato effettivo e lo sono diventato. A questo non aspiravo, è venuto da sé. Esprimere insoddisfazione per la vita a 62 anni, ne convenga, non è generoso. Che cocciuto, non capisce che ho voglia di vivere. E questa è frivolezza. Per legge di natura ogni vita deve aver fine. Lei ragiona come un uomo sazio. Ecco, lei è sazio, perciò è indifferente verso la vita, le importa poco. Ma di morire anche lei avrà paura alla fin fine. Paura della morte, paura animale, bisogna reprimerla. Teme consapevolmente la morte chi crede nella vita eterna e ha paura dei propri peccati. Lei in primo luogo è un miscredente. E poi quali sono i suoi peccati? È stato impiegato per 25 anni al Dipartimento della Giustizia, ecco tu. 28 per 28, questo è... Quando noi siamo entrati, lei, Costantin Gavrilovic, stava suonando. L'abbiamo interrotta. Continui. No, non importa. Mi consenta di chiederle, dottore, quale città straniera le è piaciuta di più? Genova. Perché Genova? C'è una magnifica folla nelle sue strade. Quando esci di sera dall'albergo, sono tutte gremite di gente. Ti muovi in mezzo alla folla, senza una meta, su e giù, a zigzag. Vivi della sua vita, ti fondi con essa psichicamente e cominci a credere che in realtà sia possibile un'unica anima universale, del tipo di quella che un giorno nella commedia di Costantin Gavrilovic incarnò Nina Zariechnaya. A proposito, dov'è la Zariechnaya? Dov'è e come sta? Probabilmente bene. Mi hanno detto che ha condotto una vita strana. Che c'è di vero? È una storia lunga, dottore. La racconti in breve. Fuggì di casa. Andò a vivere con Trigorin, lo sapeva? Lo so. Ebbe un bambino. Il bambino morì. Trigorin si stancò di lei. Tornò ai suoi affetti di prima, come c'era da aspettarsi. Del resto, Trigorin non aveva mai abbandonato i precedenti legami. E per mancanza di carattere si era destreggiato tra l'una e l'altra. Da quello che ho potuto capire, da ciò che mi è noto, la vita privata di Nina è stata un disastro. E la scena? Sembra ancor peggio. Debuttò presso Mosca, nel teatro di un luogo di villeggiatura, poi andò in provincia. Allora io non la perdevo di vista e per qualche tempo dove era lei andavo anch'io. Si
si sceglieva sempre delle grandi parti. Ma recitava senza gusto, con sovrattoni, con gesti bruschi. C'erano dei momenti in cui urlava in modo geniale, moriva in modo geniale, ma erano solo dei momenti. Vuol dire comunque che ha ingegno? Capirlo è difficile. Forse ne ha. Io la vedevo, ma lei non voleva vedermi. E la domestica non mi faceva entrare nella sua stanza d'albergo. Mai. Io capivo il suo stato d'animo e non insistevo per incontrarla. Dirle d'altro. Più tardi, tornato a casa, ricevetti sue lettere. Lettere acute, fervide, interessanti. Non si lagnava mai. Ma io capivo che non era felice, che ogni sua riga era un nervo teso, malato. Anche l'immaginazione alquanto sconvolta. Si firmava sempre Gabbiano. Nella Rusalka il mugnaio dice di essere un corvo, così lei nelle sue lettere ripeteva continuamente di essere un gabbiano. Ora è qui. Come qui? In città. Alla locanda. Sono già 5 giorni che ci abita. Sono andato a trovarla. Anche Masha ci è andata. Ma non riceve nessuno. Semyon Semyonovich asserisce di averla vista ieri, dopo pranzo, nei campi a 2 verste da qui. Sì, l'ho vista. Andava da quella parte, verso la città. L'ho salutata. Le ho chiesto perché non viene a trovarci. Mi ha detto che sarebbe venuta. Non verrà. Il padre e la matrigna non vogliono più saperne. Hanno posto dappertutto dei guardiani, perché non la lasciano nemmeno avvicinare alla villa. Com'è facile, dottore, essere filosofi sulla carta. E com'è difficile nella realtà. Era un ragazzo incantevole. Come? Dico che era una ragazza incantevole. Il consigliere di Stato effettivo, Sorio, ne fu persino innamorato. Per qualche derrota. Vecchio libertino. I nostri sono arrivati dalla stazione. Sì, sento la mamma. Lei vuole di nuovo farmi il malocchio. Ma che uomo noioso. Dottore. Marissa, lì sia io. Buonasera, Piotr Nikolaevich. Sempre malato? Sta bene. Masha.
Mi ha riconosciuta. Sposata? Da tempo. È felice? Irina Nikolaevna mi dice che lei ormai ha dimenticato il passato e che non mi serba alcun rancore. Boris Alexeyevich ha portato una rivista con il tuo ultimo racconto. La ringrazio, lei è molto gentile. I suoi ammiratori le mandano un saluto. A Pietroburgo e a Mosca c'è in genere molto interesse per lei. Mi domandano che tipo sia, che età abbia e se sia biondo o bruno. Chissà perché tutti pensano che non sia più tanto giovane. Oh. E inoltre nessuno conosce il suo vero cognome dal momento che lei firma con lo pseudonimo. Lei è misterioso come maschera di ferro. Tratterà a lungo qui da noi? No, penso che tornerò a Mosca domani stesso. Devo. Ho fretta di finire una novella, poi ho promesso anche qualcosa per un almanacco, insomma la solita vecchia storia. Il tempo mi ha accolto poco affabilmente. C'è un aspro vento. Domani mattina, se si placherà, voglio andare al lago a pescare. A proposito, avrei bisogno di dare un'occhiata al giardino e al luogo nel quale Rammenta fu recitata la sua commedia. Mi è maturato un motivo e avrei bisogno di rinfrescare nella memoria il luogo dell'azione. Papà, permetti a mio marito di prendere il cavallo, deve andare a casa. Il cavallo, a casa? L'hai visto tu stessa, l'abbiamo mandato adesso alla stazione. Non si può farlo trottare di nuovo. Ci sono altri cavalli. Voglio mettersi d'accordo con voi. Andrò a piedi, Masha, davvero. Piedi con un tempo simile. Prego, signore. Sono appena a 6 verste. Addio, Masha. Addio, mamma. Non vorrei disturbare nessuno, ma il bambino... Addio. Arriverà lo stesso, vedrete. Non è un generale. Prego, signori, facciamo tardi. Nelle lunghe sere d'autunno, qui si gioca a tombola. Guardi, questa è la vecchia tombola con la sala assieme a noi. Giocava la mia povera mamma quando eravamo bambini. Non vuol fare una partita con noi, prima di cena? È un gioco noioso. Ma se ci si abitua non è spregevole. Tagliato le pagine della mia. Costia, tu non vieni a giocare?
No, scusami, non ho voglia. Dunque, la posta è 10 copeche. Ah. Oh, lo metto per me, dottore. D'accordo, grazie. Tutti? Tutti pronti? Sì. Comincio. Bene. Qua. Eccolo. Kostia suona. È triste, poverino. Lo attaccano spesso sui giornali. Sette. Non ci fate caso. Non ha fortuna. Non ha ancora trovato il suo tono. C'è in lui qualcosa di strano, di indefinito, che a volte somiglia persino a un delirio. Non un solo personaggio vivo. 65. Ah, questo ce l'ho io. Mm-hmm. Ah. 59. Avete segnato 65? Non ce l'ho. 65. 63? 77. Non così in fretta. In casa nostra, Borisa Alexeyevich, è rimasta una cosa che le appartiene. E quale? Una volta Konstantin Gavrilovich uccise un gabbiano e lei mi ordinò di farlo impagliare. Non ricordo. Non ricordo. Sei. Sento addosso tanta inquietudine. Kostia, chiudi la finestra, c'è corrente. Cinque. Otto. Ho parlato tanto di nuove forme. E ora sento di scivolare io stesso. A poco nella routine. Un manifesto. Sullo steccato notificava. Un pallido viso incorniciato di scuri capelli. Notificava. Incorniciato. Che mediocrità. Comincerò dal momento in cui l'eroe viene svegliato dallo strisciare della pioggia. E tutto il resto via. La descrizione della sera di luna è lunga,
giornata. Trigorin si è fabbricato dei procedimenti. Gli riesce facile. A lui, su una diga, luccica il collo di una bottiglia rotta. Nereggia l'ombra della ruota di un mulino ed ecco la notte lunare è pronta. Mentre in me, la luce che tremola, il quieto baluginio delle stelle, i suoni lontani di un pianoforte che si perdono nella serena aria odorosa. Che tormento. Che accoglienze mi hanno fatto a carico, miei cari. Mi sento ancora girare la testa. 52. Vado sempre più convincendo che non si tratta di forme vecchie e nuove, ma del fatto che l'uomo scrive. Scrive senza pensare alle forme. Scrive perché gli sgorga liberamente dall'anima. Chi è? Non si vede niente. Sceso di corsa per gli scalini. Chi è? Chi? Gli studenti mi hanno fatto un'ovazione. Tre ceste di fiori, due corone e questa. Nina, sei tu, lo sapevo, la mia anima ha penato tutto il giorno terribilmente. Avevo una toilette splendida, beh sì, io so vestirmi. 14. 14. Petruccia, ti annoi? Dorme il consigliere di Stato effettivo. La mia buona, la mia adorata, benvenuta. No, no, non piangeremo, non piangeremo. C'è qualcuno qui? Nessuno. Chiudi la porta, potrebbero entrare. Non entrerà nessuno. So, Verina Nikolaevna, qui, chiudi la porta. Qui manca la serratura, ci metterò una porzione. 60. 88. Se io fossi vissuto in una villa come questa vicino a un lago, chissà se avrei mai cominciato a scrivere. 10. Non aver paura, non entrerà nessuno. Fatti guardare. C'è caldo qui, si sta bene. Quanto ancora diverso. Sono molto cambiata. Sì. Sei dimagrita. I tuoi occhi sono diventati più grandi. Nina, com'è strano vederti. Perché non mi hai fatto entrare nella tua stanza? Perché sino ad oggi non sei venuta? So che sei qui da quasi una settimana. Ogni giorno sono venuto da te parecchie volte. Ho aspettato sotto la tua finestra come un accattone. Avevo paura che tu mi odiassi. Sogno tutte le notti che mi guardi e non mi riconosci. Scusa. Sino al giorno dell'arrivo mi sono agitata qui intorno al lago, intorno alla vostra casa, senza decidermi a entrare. Sediamoci.
Dobbiamo cercare l'altro, dobbiamo. Si sta bene qui. C'è caldo, c'è pace. Senti il vento. C'è un brano in Turgenev. E dice colui che in simili notti se ne sta sotto il tetto di casa, che ha un caldo cantuccio. Io sono un gabbiano. Ma che c'entra? Di che stiamo parlando? Ah, di Turgenev. E assiste il signore e tutti i viandanti che non hanno rifugio. Nina, di nuovo, Nina. Lascia fare. È un sospiro. Erano 2 anni che non piangevo. Ieri sera su tardi sono andata in giardino a vedere se era ancora intatto il nostro teatro. E ancora lì. Mi sono messa a piangere per la prima volta dopo 2 anni. E vi ho provato conforto. L'anima si è rasserenata. Vedi? Non piango più. Prendere luci e trote. Che beati. Eppure io credo in Konstantin Gavrilovic. C'è qualcosa. E così sei diventato scrittore. Tu scrittore e io attrice. Siamo caduti tutti e due in un vortice. Vivevo con gioia come i bambini. Ci si sveglia al mattino e si comincia a cantare. Ti amavo, sognavo la gloria. E ora, domattina devo partire per Jeliezi, in terza classe con contadini. E a Jeliezi i mercanti istruiti mi importuneranno con i loro contingenti. Ruzza è la vita. Perché per Jeliezi? Ho accettato la scrittura per tutto l'inverno, devo andare. Nina, tu ti ho maledetta, ti ho odiata. Ho strappato le tue lettere e le tue fotografie. Ma ogni istante mi rendevo conto che la mia anima ti è legata per sempre. Non ho forza di vincere il mio amore, Nina. Da quando ti ho perduto e ho cominciato a pubblicare, la vita si è fatta per me insopportabile. Io soffro. La mia giovinezza di un colpo si è come schiantata. Ed è come se io avessi già 90 anni. Io ti chiamo, bacio la terra su cui sei passata. Ovunque io guardi, mi appare il tuo volto. Questo soave sorriso che ha illuminato gli anni migliori della mia vita. Perché parla così? Perché parla così? Sono solo. Non mi riscalda nessun affetto. Ho freddo come in un sotterraneo. E tutto quello che scrivo è arido, è duro, è accigliato. Resta qui, Nina, o consentimi almeno di partire con te. Nina, perché? Nina! Irina Nikolaevna, è contenta che suo figlio sia scrittore? Si figuri che non l'ho ancora letto. Non ho mai tempo. 41. La mia carrozza mi aspetta al cancello, non mi accompagnare. Andrò su. No. Dammi un po' d'acqua. Sei diretta. In città.
Irina Nikolaevna. Sì, giovedì scorso lo zio si è sentito male, le abbiamo telegrafato di venire. Perché dici di aver baciato la terra su cui ero passato? Sono ucciderli invece. Sono così estenuata. Poter riposare. Riposare. Oh, sono un gabbiano. Tombola, signori! Bravo! Ah, quest'uomo ha sempre e dappertutto fortuna. Certo, sì. Sì, sì. Lui non credeva nel teatro. Credeva sempre delle mie fantasie. Poco a poco, anch'io, mi perdetti d'animo, mi portai giù. E poi, le sollecitudini dell'amore, la gelosia, la continua paura per il piccolo. Diventai mediocre, meschina, recitavo sconnessamente. Non sapevo che fare con le mani, la voce non riuscivo a dominarla. Non puoi capire la condizione di chi sente di recitare in maniera orribile. Io sono un gabbiano. Che c'entro? Ricordi? Uccidesti un gabbiano. Giunse un uomo per caso, lo vide e per passare il tempo lo rovinò. Un soggetto per un breve racconto. Che c'entra? Che c'entra? Facciamone un'altra, eh? Sì, solo fino alla cinquina. Sì. Volentieri. E qui? Ah, commento per lei? Sì, grazie, dottore. Sì. Stavo parlando. Della scena. Adesso non è più così. Adesso sono diversa, ormai sono una vera attrice. Recito con piacere, con entusiasmo, sulla scena mi inebrio e mi sento bellissima. Ora poi da che sono qui cammino a lungo, cammino e penso e sento crescere le mie forze spirituali. Adesso io so, io capisco, Kostia, che nel nostro lavoro poco importa se recitiamo o scriviamo. L'importante non è la gloria, è il lustro, non è ciò che sognavo, ma la capacità di soffrire. Sappi portare la tua croce e abbi fede. Io ho fede e quando penso alla mia vocazione non ho paura della vita. Tu hai trovato la tua strada. Tu sai dove andare. Io mi aggiro ancora in un caos di chimere e di sogni. Senza sapere perché e a chi tutto questo sia necessario. Io non ho fede. Non so in che consista la mia vocazione. Io vado, Dio. Quando diventerò una grande attrice, verrai a vedermi. Me lo prometti. E ora... Non mi reggo più in piedi. Ho fame. Resta. Ti porterò da mangiare. No. Non mi accompagnare, andrò solo. La mia carrozza è vicino. Dunque lei lo ha condotto con sé. Che bene che fa. Quando vedrai Trigorin. Io lo amo. Io lo amo anche più forte di prima. Un soggetto
come bene un costo, un tempo, ricordi? Che vita limpida, calda, gioiosa, pura. E che sentimenti, sentimenti simili a fiori soavi, leggiadri. Gli uomini, i leoni, le aquile e le pernici, i cervi, i muti pesci abitanti nell'acqua, le stelle marine, in breve tutte le vite, concluso un malinconico ciclo, si spensero. Migliaia di secoli ormai, la terra non porta sul dorso nemmeno una sola creatura viva. E questa povera luna accende invano la propria lanterna. Sul prato ormai non si svegliano con un grido le gru. Non si sentono i fagiolini. Moschetti di te. Non vorrei che qualcuno la incontrasse in giardino. Che poi lo dicesse alla mamma. La mamma si affliggerebbe. Undici. Io ci rinuncio. No, via, giochiamo ancora. Eccolo qua, cinquina signore. Adesso andiamo a fare uno spuntino. La nostra celebrità non ha pranzato oggi. Continueremo dopo cena. Petruscia, a cena. Dite a Costa di lasciare i suoi manoscritti e di venire a cena con noi. Ah, mi raccomando, il vino rosso e la birra per Boris Alexeyevich. Torneremo qui a giocare e a bere dopo cena. Il tè, servicelo qui dopo. Sì. Allora andiamo, signori. Vi racconterò che accoglienze mi hanno fatto a casa. Ecco la cosa di cui le parlavo poco fa. Secondo il suo ordine. Non ricordo. Veramente, non ricordo. Che è stato? Niente. Niente, deve essere scoppiato qualcosa nella mia cassetta di pronto soccorso. Non vi allarmate. Che c'è? Che c'è? Che è successo? Irina, che c'è? Proprio così. È scoppiata una boccetta di etere.
sono ricordata di quando... Perfino gli occhi mi si sono annebbiati. Bene, signori, andiamo. Andiamo a mangiare. Porti via di qui Irina Nikolaevna. Konstantin Gavrilovich si è ucciso.